La Juve vince pure a Empoli col gol dello strepitoso, ormai veramente una certezza quasi, Dusan Vlahovic che segna ancora, che oggi fa due gol e che per me mette veramente a tacere tante critiche, perché molti dopo due partite in cui non ha giocato benissimo con Torino e Atalanta già lo ristavano massacrando. Oggi invece doppietta, due bei gol che zittiscono un po' tutti, Juve che vince, Juve che ora va a meno 7 dalla vetta. E io ho un'opinione, un'idea malsana, però prima di dirvela, mi raccomando, iscrivetevi attivando anche la campanella, lasciate like e poi scrivete qui sotto anche il vostro parere. Detto ciò, l'idea malsana è la Juve che ora è a meno 7 dal Milan primo. Certo, c'è sempre l'Inter che deve ancora giocare col Bologna, però comunque ora la Juve è a meno 7 dal Milan primo a parità di partite. E chissà, per me non lo vince, ovviamente si parla di scudetto per la Juve, non lo vince, però io adesso come adesso non la toglierei neanche dalle squadre che sono lì in lotta, anche perché la Juve è in crescita, il Milan no, il Milan sta comunque decrescendo, sta in crisi, l'Inter uguale, il Napoli domani lo vedremo un po' se sarà solo un periodo così e così o se effettivamente anche il Napoli è in crisi, quindi la Juve ora come ora io non la toglierei affatto da quelle lì che sono in lizza, in lotta per lo scudetto. Juve che oggi gioca una buona partita, gioca bene in difesa, praticamente perfetta, con due però amnesie clamorose che alla fine portano ai due gol. Juve che fa una grande partita in difesa, compatta, comunque tosta, quasi insuperabile, ma due volte si addormenta e due volte l'Empoli è bravissimo a farla piangere, quasi a punirla, perché il primo gol è scandaloso per me in difesa. La Juve ha 3-4 uomini a ridosso della palla, De Ligt, qualcun altro, lì nessuno interviene, Zurkowski con la punta la butta dentro, lì comunque non puoi lasciarlo così. Il secondo forse è pure peggio, cross in mezzo mi sembra di Parisi per la Mantia che aggancia il pallone, ma su di lui non c'è nessuno in area di rigore, quindi sicuramente errori della Juve in difesa, due che portano a due gol, ma Juve che nel complesso per me merita i 3 punti. Buon Empoli, che comunque ci prova a fare la sua partita come sempre propositivo, però Juve che oggi ha fatto una buona gara, in attacco è mancato un qualcosa, o meglio non in attacco, in fase d'attacco, in fase offensiva, a centrocampo manca quel raccordo che comunque possa unire la mediana agli attaccanti, manca un po' lì di lucidità, mancano un po' di palle vere per Morata, oggi perché diciamo fino al 60esimo e soprattutto per Vlahovic, e quando ce l'hanno avute hanno sempre fatto gol. Primo gol di Kane, molto bello, comunque Juve che fa una bella azione, poi 1-1 di Zurkowski e ve l'ho detto, puntata, puntazza da dentro l'area. Juve che quindi sembrava stesse andando a riposo sull'1-1 e invece no, gol di Vlahovic e che gol a fine primo tempo. Vlahovic comunque prende una palla da Cuadrado in profondità, ne manda a vuoto 2 con una finta, portiere e difensore, Vicario e il centrale, e batte comunque l'Empoli, quindi 2-1 Juve nel secondo tempo. Empoli che fatica ad attaccare, la Juve segna il 3-1 e la partita sembrava a quel punto chiusa, e invece no, Andreazzoli la riapre con i cambi, entrano Parisi e la Mantia e comunque si inseriscono subito benissimo. Gran gol per me di la Mantia, anche se lì la difesa della Juve è abbastanza colpevole. Quindi 3-2, o meglio 2-3 per la Juve. L'Empoli ci prova, ma alla fine la Juve difende bene, compatta, non prende gol e ora vi ripeto, è a meno 7 dalla Champions, a più 6 sull'Atalanta, ma l'Atalanta ha due match in meno, quindi potenzialmente stanno a braccetto a pari punti. In ogni caso, io ora come ora la Juve, ve lo ripeto e ve lo dirò sempre, non la escluderei, non la toglierei a priori dalla lotta a scudetto, occhio seriamente, e io vi dirò anche di più. Quanti rimpianti ha sta Juve, i pareggi stupidi, evitabilissimi, anche col Toro, Toro, ottima squadra che ha meritato, però comunque era un pareggio evitabile, eppure senza quei pari veramente stupidi, sciapi, la Juve ora sarebbe lì in alto, poi certo, è ovvio, il calcio non si fa con i se io vincevo, se io c'avevo le rote, ero un carretto, no, ovviamente non è così, però io dico i rimpianti per la Juve sono veramente tanti, tanti, tanti. Comunque, buon Empoli che però alla fine non vince, Juve che, e neanche pareggia, Juve che strappa 3 punti meritati e che ora, vi ripeto, blinda per il momento la Champions grazie ad uno strepitoso Vlahovic che mette ancora
a tacere le critiche. Pure oggi due gol importanti, ha segnato subito col Verona, ha segnato col Sassuolo. 2 settimane di pausa con Atalanta e Torino, 2 partite, poi in Spagna 30 secondi, subito gol. Oggi doppietta, 2 gol, uno meglio dell'altro. Anche il secondo, contropiede e gran gol con il pallonetto, però anche lì Morata molto importante, mette una grande palla. Morata e Vlahovic, quando Morata è entrato, si sono intesi bene subito col gol. Ma anche Ken, devo dire, ha fatto un'ottima partita. Vi ripeto, alla Juve manca un qualcuno lì in mezzo al campo che possa fornire palloni veri, buoni, giocabili agli attaccanti. Però nel complesso è per me un'ottima squadra con un tecnico, e qui lo so, è impopolare, ma lo penso che non è scarso come molti dicono, e penso che comunque il palmarès parli da sé. Allegri non gioca un calcio spettacolare, bello, offensivo, pimpante, però è molto spesso efficace. E vi ripeto ancora, ultima volta e poi smetto, ve lo giuro, per questo video la Juve può tornare clamorosamente anche in lotta per lo scudetto. Però ora tocca a voi, scrivete qui sotto il vostro parere, iscrivetevi al canale e lasciate anche un bel pollice in su. A dopo, ciao ciao!